ogni volta che mangiamo compiamo un atto agricolo. Allora ecco che se ci pensiamo bene l'agricoltura è sempre la base di qualunque prodotto che poi viene elaborato lungo il suo percorso, ma che ha sempre una matrice agricola. Ci troviamo in questo momento a Costigliole d'Asti, siamo a metà strada tra Asti e Alba. Questa è un'azienda agricola biologica e supporta parte della produzione di frutta per la realizzazione dei sorbetti dell'azienda Grom. Facciamo pere, albicocche, pesche, fichi bianchi in diverse varietà, coltiviamo fragole e meloni a livello sperimentale ma con una certa produzione e abbiamo un frutteto sperimentale diviso in due zone di 100 piante diverse che sono, come dire, è il nostro futuro, nel senso che da un punto di vista della ricerca è lì che stanno gli sforzi più importanti per capire come fare il miglior sorbetto un domani in Italia e magari anche nel resto del mondo. Facendo un sorbetto naturale con acqua, zucchero e frutta, se l'aromaticità non viene data dalla frutta, questa manca nel sorbetto. Quindi l'aromaticità è il punto essenziale. L'obiettivo è quello di portare a casa un prodotto di qualità e sano. Fondamentale sono i risultati dei frutteti sperimentali che ci indicano quali siano le varietà più adatte alla trasformazione in sorbetto e quindi quali siano le coltivazioni più interessanti da mettere a dimora nei nostri terreni. Non una fragola, la Gariguette, che è una vecchia varietà francese, l'Annabelle, che è una differente straordinaria, il Femminello, che è un limone che ha certe peculiarità. Il limone è uno di questi altri prodotti di alta qualità che noi ovviamente non possiamo produrre su questi terreni per una questione pedoclimatica, per una questione di temperatura, ma con la stessa filosofia che utilizziamo qua a Muramura dobbiamo trovare dei produttori che possano produrci un prodotto con le stesse caratteristiche e con la stessa passione con cui produciamo noi. Con il limone di Siracusa è stato un incontro più che mai virtuoso perché abbiamo incontrato delle persone per bene, lo dico senza piaggeria, che lavorano con grande professionalità, cioè con il rispetto assoluto del cliente. Come controllo qualità qua in Grom abbiamo allestito questo laboratorio ed è finalizzato proprio in prima battuta alla selezione delle materie prime. Materie prime che per noi sono la frutta, nel caso dei sorbetti, latte, panna, cioccolato, pasta di nocciola, tutto quanto ci serve per fare il nostro gelato. Per quanto riguarda il limone di Siracusa IGP, al momento dell'accettazione quello che noi verifichiamo è la conformità dell'etichettatura, dell'imballaggio, dopodiché controlliamo peso e calibro del prodotto per vedere che appunto siano rispettati gli standard qualitativi che ci siamo dati. Non è un limone qualunque, è Femminello, ha le sue diverse fasi di fioritura, quindi poi di formazione del frutto, di maturazione, ed è un prodotto certamente di cui essere orgogliosi, come direi prodotto italiano nel mondo. Deve essere al giusto grado di maturazione, per cui l'equilibrio fra il contenuto di zuccheri, che misuriamo attraverso una serie di analisi, e il contenuto invece acido, diciamo il tenore di acidità del limone, sia in equilibrio per garantire poi un sorbetto che alla fine esprima entrambe le caratteristiche nel giusto equilibrio. Nessun additivo, solo farina di carruba, che è un altro prodotto siciliano di grandissimo livello, latte, panna freschi, uova da gallina, latte a terra e così via, proprio le cose semplici. Il concetto è unire della frutta fresca a dell'acqua con dello zucchero. Le percentuali sono variabili, dal 30% 40% per quanto riguarda i succhi degli agrumi, mediamente 50-55% per gli altri prodotti. Ecco perché deve avere il limone delle caratteristiche di acidità e di dolcezza molto equilibrate, perché il succo è presente in percentuale significativa e non viene alterato da nessun altro tipo di aroma, pertanto questo equilibrio deve poi essere trasmesso al prodotto finale, questo è importantissimo. Credo che sia poi questo un leitmotiv con gli altri gusti per la pulizia e la nettezza del suo gusto, quindi è molto lungo in bocca, ti lascia la bocca pulita e lo digerisci facilmente. Noi direttamente abbiamo scelto di procurarci il limone materia prima, avere la garanzia che sia un prodotto assolutamente igienico, pulito, privo di contaminanti, come lo è quello di Siracusa, proprio perché la scorza di questi limoni diventa parte integrante di alcuni dei nostri gusti di gelato. L'aromatizzazione delle nostre creme
avviene fondamentalmente come avveniva e avviene in casa quando uno vuole aromatizzare una torta. Togliamo la scorza, la maciniamo e poi la aggiungiamo in quantità calibrate al gelato finale. Si fa attenzione a intagliarla in modo molto leggero, in modo da preservare la parte alveolare, ma non andare ad asportare dell'albedo che porta chiaramente degli amari, e dopodiché la andiamo a mettere in infusione nelle creme come fosse la gelateria sotto casa. Torino ce ne sono 5, in tutto il mondo ce ne sono una sessantina, cioè a New York ce ne sono 3, a Malibu, in Giappone, uno a Parigi. Credo che il futuro di noi italiani sia legato all'agricoltura, all'artigianato nelle sue espressioni direi più raffinate, alla capacità di accogliere le persone, quindi al turismo, e dopodiché l'Etna ce l'ha fatto il Signore e cerchiamo di alzarci tutte le mattine e dire: ragazzi, mi ha fatto una cosa tanto bella.